Riminese, io sono veramente molto contento grazie, che te abbia grazie, deciso Andrea, grazie. Di farlo in questo posto che è di Rimini. Grazie. Oggi, per chi non lo sapesse, è anche il mio compleanno, quindi è venuto perché c'è il sole, ha guardato le previsioni, ha detto bah, vediamo come, che clima fa in Italia, ma non è male, andiamo a vedere, va. Ciao babbo, a lui piacciono le sorprese. L'abbiamo fatto portabandiera perché vedevamo e vedo in lui la persona che ha una sua, un suo carisma, una sua personalità. Lui è un campione dentro il campo e fuori dal campo. Abbiamo una buona nazionale, io sono ottimista per i prossimi campionati europei. Non siamo inferiori agli altri, non siamo inferiori agli altri. Sì, certamente sulla carta la Spagna, ma poi vedo che siamo tutti allo stesso livello. Però dico solamente una cosa, non mi fate fare il censore perché io sono l'ultima ruota del carro. Il basket italiano non può cambiare le regole ogni anno. We'll be right back.
20 minuti non ha sbagliato un tiro. E per di più giocava bene in difesa, veramente, veramente era quello che mi piaceva, perché era anche il miglior difensore, assomigliava molto a Michael Jordan. Ayrton lo descriviamo come un grande giocatore, come un grande comunicatore, lo descriviamo come un futuro grande manager, però Ayrton è soprattutto una grande emozione. Io voglio ringraziare Ayrton perché, cioè, per farmi venire qua, per avermi chiamato, sono molto emozionato, vi faccio in bocca al lupo per i prossimi almeno 50-60 anni del nuovo lavoro, e quindi sono veramente felice di esserci qua sul palco.